Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua con una nuova nail art. Questo è il video in collaborazione con altre tre ragazze, che però purtroppo una di queste tre ragazze, cioè Alessia, ha avuto dei problemi e quindi non è riuscita a realizzare il suo make-up. La collaborazione consisteva nel creare io tre nail art e loro tre make-up ciascuno, dedicato appunto a ogni segno zodiacale. Io ho già fatto quella della bilancia e quella del leone e adesso farò quella del toro. Mentre Helen ha realizzato un face painting dedicato al capricorno. E Elisa un face painting dedicato ai gemelli. Qui sotto nell'info box troverete sia il link ai video di Elena e Elisa, e sia ai video precedenti con le mie nail art e i make-up, compresi anche quelli di Alessia. Cominciamo subito, ho già applicato una base trasparente e protettiva, e poi uno smalto giallo. Adesso con la spugnetta e lo smalto marrone vado a creare questo effetto spugnato per richiamare un po' la terra, perché appunto il toro è un segno di terra. E ricopro appunto metà unghia. Sul pollice invece vado a creare il segno appunto del toro, facendo appunto con l'acrilico nero un cerchio e poi le corna. Sempre con l'acrilico nero decido di fare le impronte del toro appunto che vanno sparse per le unghie, come appunto se un mini toro camminasse appunto sulle vostre unghie. E poi, siccome mi sembrava un po' spoglio, come sempre con l'acrilico, vado a scrivere appunto sulle unghie toro. E come ultima cosa riprendo lo smalto marrone e circondo appunto il segno sul pollice. Come ultima cosa applico il top coat. E questa appunto è la nail art finita. Io spero davvero che vi piaccia e che vi piacciono anche le altre nail art e i trucchi che hanno realizzato le altre ragazze. Che ringrazio per questa bellissima collaborazione e a cui mando un grosso bacio. Un bacio anche a voi e al prossimo video. Ciao!